invece conosciamo meglio la storia di un nostro connazionale all'estero. Lui è Paolo Laboa e fa lo chef a Portland negli Stati Uniti. Adesso lo scopriamo nel servizio di Stefano Salimbeni. La mia cucina è molto semplice, ma fa degli ingredienti buoni, con delle memorie più che con delle ricette. Le memorie genovesi partono da una cucina piccola di casa, via Agostino Castelli, dove sono nato, e mi ricordo che da bambino mia madre appunto mi dava questa seggiolina, mi dava un pezzettino di pane e mi faceva assaggiare il pesto. Il pesto mi è rimasto nel cuore da subito, oltre che nel palato, un pesto delizioso. Mi dava un pezzettino di pane e questo era il mio, come chiamano qua, snack. Mio padre, mi ricordo, un giorno mi disse: ma Paolo, perché stai sempre in cucina? Perché non vai un po' a giocare a pallone? Io dicevo: ma a me piace giocare a pallone, mi piace anche stare in cucina. Però. Tanto che a 15 anni incominciai ad andare a lavorare di sera in un ristorante e non ho mai più cambiato, diciamo. Lei ha sempre direzione. Fatto questo? Io ho sempre fatto questo, sono 41 anni. E adesso c'ha la sua? Adesso c'ho la mia. Qui siamo molto lontani da Genova. Siamo molto lontani. Da tanti punti di vista. Sì, da tanti punti di vista. Il mare c'è. Il mare c'è. Sì. Quindi non le manco. No, il mare non mi manca. Vado tutti i giorni, vado al mercato del pesce e scelgo il pesce, quello che è fresco, quello che è arrivato. Cerco di prendere più che altro tutta la roba del posto. Cosa c'è di buono qui? Naturalmente siamo nel Maine, quindi alle ragoste del Maine, che poi da noi si chiama astice. I gamberi del Maine sono eccezionali, sono più piccoli del nostro gambero di Santa Margherita, sono veramente eccezionali. Le capesante sono da capogiro, molto buoni sono i ricci di mare. Ricci di mare qua sono di una dolcezza che sono infiniti. Diciamo che ho impostato questo ristorante un po' come si fa da noi, nel senso che io vengo qua al mattino, cerco di cambiare il menù tutti i giorni, ma non perché sono un pazzo scatenato, perché secondo me è più conveniente ed è in un certo senso anche più facile. Cioè riesco a fare dei menù diversi, adoperando delle cose che magari mi sono rimaste del giorno prima, ma buonissime. Per esempio questa sera abbiamo sul menù i corzetti con il tocco alla genovese. I corzetti sono questa pasta che viene fatta a soldo. Ci sono due tipi di corzetti che si fanno in Liguria. Uno proprio dalla riviera, diciamo, del Ponente, e uno della riviera del Levante. Uno sono i corzetti della Valpolcevera, mentre invece dall'altra parte sono famosi i corzetti di Varese e Ligure. Il tocco sarebbe il sugo? Il tocco è il sugo, sì. Questa sera ho fatto questo tocco di vitello, cioè un sugo che si fa cuocere proprio il pezzo di carne intero e si fa cuocere piano piano finché la carne non si rompe nel sugo. Non fa solo cose di liguri o genovesi, giusto? No, naturalmente essendo facendo questo mestiere da tanto tempo, io gli faccio fare un po' il giro d'Italia in 8.000 ricette, vorrei dire, no? Facciamo dalla classica bolognese fatta bene, facciamo dai maglioreddu sardi, faccio un po' di tutto. Tutte le paste fresche sono fatte in casa, facciamo il pane, facciamo le focacce. La focaccia è una cosa ligure. E noi facciamo in particolare questa focaccia, che vorrei dire qua tipo Recco, perché non posso dire focaccia di Recco, perché sennò si arrabbiano, Recco. Si arrabbiano. Senta, come si fa a fare la cucina tipo ligure qui, a questa distanza? Mi sono dovuto adattare parecchio, però, di nuovo, lavorando con le memorie, sono riuscito ad adattare dei prodotti e a fare perfettamente la cucina ligure. Per esempio riesco a fare un pesto che direi che è veramente ottimo. Riusciamo a fare una salsa di noci o dei panzotti che sono favolosi. Si riesce a fare delle cose veramente molto belle.
io penso che la cucina ligure stia diventando e sia una delle cucine più interessanti che ci siano. La Liguria non c'è molta terra, ci sono subito le colline, un po' di terra e il mare. Da noi si cucina di tutto, si cucinano dai funghi, dalla carne, dalle selvaggine e il pesce. Puoi trovare sulle tavole dei ristoranti delle cose che variano veramente dal cielo alla terra, ai monti e al mare. Per farla ci vuole sempre molta pazienza, tempo, dedizione e soprattutto cultura dietro. Alla fine è importante. E amore? Tanto, tantissimo, sempre. La cucina fatta con le memorie è piena d'amore. L'ingrediente fondamentale è quello lì. Ci daremmo grandi soddisfazioni.